Ora si registrerà la conferenza. Ecco, come ha detto la voce, appunto, il webinar sarà registrato e pubblicheremo poi la registrazione sul canale YouTube di Confindustria Verona. Come sapete, il webinar ha una durata di circa un'ora più il tempo dedicato ad eventuali vostri interventi che appunto terremo alla fine delle presentazioni dei relatori. Prima di dare loro la parola, volevo spendere ancora qualche parola per inquadrare il progetto che CIMFO sta proponendo con questi incontri. I webinar nascono dalla situazione di emergenza e dal cambiamento che le aziende stanno vivendo in questi mesi, perché l'obiettivo è quello di essere al loro fianco e offrire degli spunti di riflessione su diverse tematiche. Oggi cercheremo di analizzare le possibilità legate al tema finanziario, in particolare ovviamente nei momenti di crisi, attraverso il contributo di quattro relatori. Il primo che interverrà è Sergio Signori, consulente di direzione e esperto in sistemi direzionali e sistemi di controllo di gestione strategico. È specializzato nella formulazione delle strategie aziendali e nell'implementazione di sistemi informatici di consolidamento. Oggi Sergio ci parlerà del sistema di controllo di gestione, quale aspetto indispensabile per guidare l'impresa, permettendo quindi all'imprenditore di interpretare i cambiamenti per saperli e poterli gestire e poi trarne vantaggio valutandone anche i rischi. Seguirà poi l'intervento di Maurizio Pizzamiglio, dottore commercialista e revisore contabile. Maurizio è specializzato in area del controllo di gestione, della pianificazione finanziaria, in contabilità analitica e calcolo dei costi, formulazione di piani industriali di sviluppo, ancora nell'organizzazione aziendale, gestione della crisi di impresa, oltre ovviamente a tutta attività di consulenza e pianificazione fiscale. Maurizio ci parlerà dell'importanza di una corretta analisi degli indici di bilancio per analizzare le proprie performance, soprattutto in questo momento di cambiamento. Oggi tratterà nello specifico il reddito operativo. Chiuderanno infine la presentazione Laura Capuano e Alessia Pradella, avvocati civilisti, consulenti legali e formatori in materie giuridiche, quali il diritto di lavoro, il diritto civile, commerciale, diritto societario, comunitario, tributario, della privacy e normativa fiscale. Oggi affronteranno il tema del recupero crediti come strategia per mantenere monitorate le ripercussioni causate da un eventuale peggioramento dei pagamenti sul mercato. A questo punto, visti appunto anche i tempi stretti, non tolgo altro tempo ai relatori e lascio la parola a Sergio. Vai Sergio, grazie. Grazie, grazie a te. Allora, parliamo di controllo di gestione. Credo interessante fare un excursus sull'evoluzione del controllo di gestione in azienda, cioè di andare a vedere come funzionava un tempo e che cosa dovrebbe essere oggi. Fino a tempo fa, il controllo di gestione era considerato uno degli strumenti direzionali solo per grandi società, per quelle strutturate. Solo loro avevano il controllo e la funzione. Il controllo di gestione veniva idealizzato e concretizzato in un reporting dettagliato che riusciva attraverso le cosiddette dimensioni a spezzettare il bilancio mettendo in chiaro la redditività di quel prodotto rispetto all'altro, di quella linea produttiva rispetto all'altra, di quella zona rispetto all'altra. O ancora attraverso l'adozione di principi di contabilità analitica permetteva di splittare il conto economico in diversi conti economici di commessa e molto spesso questa funzione venivano usati dei sistemi chiamati, ma tuttora sono usati dei sistemi chiamati business intelligence che andavano ad agganciarsi al sistema contabile attraverso una mappatura di attributi, riuscivano a creare queste tabelle quasi esclusivamente con carattere economico. Dato appunto che si agganciavano alla contabilità generale, dipendevano dalla tempestività delle registrazioni contabili e soprattutto del ciclo passivo per la registrazione delle fatture d'acquisto, che quanto ben sappiamo, quanto dilatato questo fosse per essere aggiornato. Alcune realtà sentivano invece l'esigenza di un reporting più tempestivo, aderente alla produzione, anche per migliorare proprio la gestione di produzione, ed introducevano l'MRP, il cosiddetto Manufacturing Resource Planning. E la contabilità industriale si innestava autonomamente rispetto alla contabilità generale utilizzando le distinte basi per
per generare gli ordini di lavoro, i movimenti di magazzino automatici, gli scaricaproduzione valorizzati, il carico delle ore attraverso il data entry, riuscendo così a costificare virtualmente la produzione. Il controller si dedicava a mantenere questi dati e a generare report che nel primo caso risultavano poco utili perché tardivi e nel secondo poco affidabili perché non riconciliati poi alla contabilità generale, quindi non venivano reputati molto realistici, ma invece molto virtuali. In Italia, soprattutto la contabilità generale è sempre stata considerata un adempimento amministrativo, mai di controllo. Il sistema informatico di contabilità è un satellite diverso da tutti gli altri sistemi, che spesso non venivano introdotti ognuno per il proprio obiettivo, con il proprio scopo. Il controller con il suo Excel o con il suo QLIC, o anche con grandi sistemi di business intelligence come Hyperion o altri, doveva pescare e portare qualche dato alla direzione. Se mi passate l'immagine, pur essendo anche strumenti costosi e anche performanti, peraltro, era come dare al controller palette e secchiello, metterlo sulla sabbia in riva al mare e chiedergli di costruire un grattacielo. Il povero controller con le formine qualcosa sformava, però a poco e per pochi di interesse. Il controllo di gestione invece è una cultura aziendale, deve essere una cultura aziendale. Un sistema di controllo di gestione strategico, infatti, ha il compito di influenzare il comportamento dei membri dell'organizzazione per la realizzazione delle intenzioni strategiche. Ecco, chi ha seguito il corso sul sistema direzionale, questa suonata la sa già, perché è anche il compito del sistema direzionale. Ma diciamo che il controllo di gestione è quello che concretamente porta a buon fine questo obiettivo. E come fa ad avere un quadro così elevato il nuovo sistema di controllo di gestione strategico? Innanzitutto, ripeto, attraverso una cultura aziendale, cioè serve una piena volontà di costruire e far crescere un sistema pensando che sia l'ossatura dell'organizzazione. Questo lo si struttura attraverso meccanismi informatici che, credetemi, davvero c'è ben poco da inventare, cioè abbiamo a disposizione tantissima tecnologia pronta a soddisfare qualsiasi esigenza. Per fare di nuovo un esempio banale, pensate al nostro telefonino, no? Basta aprire un'app e riusciamo a fare cose inimmaginabili. Non ci aspettavamo che monitorasse quanti passi abbiamo fatto, quante calorie abbiamo speso, quanto tempo l'abbiamo usato e non solo. Adesso ci invita lui a fare la pausa caffè oppure a metterci a fare gli esercizi per il nostro mal di schiena, passando da un semplice strumento informativo ad uno strumento motivazionale, perché è lui stesso che ci richiama agli adempimenti. Ecco, tutti gli ERP, cioè gli Enterprise Resource Planning, oggi in commercio, cioè quelli che si definiscono sistemi informatici, nessuno escluso, nemmeno il più semplice, il più banale, tutti prevedono tutti questi meccanismi fondamentali di controllo di gestione. Il problema è come l'azienda affronta il tema e come l'azienda fa proprio questo impianto. E ancor più se l'alta direzione ha fatto suo il discorso che il controllo di gestione strategico garantisce la visione prospettica e permette di anticipare le criticità aziendali, migliorando sicuramente le performance e non solo. Cioè, un buon sistema di controllo di gestione strategico struttura l'organizzazione in modo che sia essa stessa in grado di reagire alle criticità senza continui interventi della direzione. Quindi stiamo parlando di una learning organization, cioè strutturando, strutturiamo l'azienda, non strutturiamo diciamo, l'ufficio. Quindi, quali sono le basi per la costruzione di un buon sistema di controllo di gestione strategico? Innanzitutto è necessario progettare il sistema partendo dalle esigenze presenti e future dell'organizzazione. Si tratta di una vera e propria ingegnerizzazione, dovremo mappare il modello di business, i processi per la produzione del valore, partendo dalle modalità di preventivazione dell'azienda, le modalità di gestione commerciale, le modalità e le strategie produttive, la logistica, i servizi a supporto e tutte le attività di contorno. Dovremmo individuare le dimensioni di analisi, interesse, quello che potrebbe tornare utile, ma soprattutto dovremmo tener conto delle intenzioni strategiche e anche dell'action plan individuato dal business plan, cioè dal piano industriale. Ne parleremo più tardi.
perché c'è un meccanismo molto stretto, qui si innesca di nuovo il meccanismo che riguarda il sistema direzionale, cioè l'interdipendenza con tutti gli elementi del sistema, perché il sistema di controllo deve rispondere a tutte le esigenze che l'intero sistema direzionale richiede. Allora diciamo che per un buon funzionamento del sistema informatico tutti i vari sistemi direzionali devono essere integrati e ancora meglio tutti devono far parte di un'unica struttura, appunto di un ERP. Questo sistema informatico, pianificando, dirige e rilevando monitora, innescando proprio quel meccanismo sistemico di influenza dei comportamenti dei membri dell'organizzazione. Il sistema dovrà seguire tutti i processi aziendali per la creazione del valore, partendo dalla gestione dei clienti, la preventivazione, le offerte, gli ordini, la produzione, la logistica, naturalmente la bollatura, la fatturazione e l'incasso. Ovviamente dovranno essere gestiti anche i fabbisogni dei fattori della produzione con i relativi preventivi, le richieste d'ordini, il ciclo passivo amministrativo. Partendo dal piano industriale, costruito con le stesse logiche del sistema di pianificazione e controllo, abbiamo la possibilità di avere sempre un quadro andamentale, non solo consuntivo, ma anche prospettico, sugli ordini ed ancora sulle previsioni. Quindi la pianificazione all'interno del sistema permetterà di gestire inoltre lo scadenzario attivo e passivo derivanti dai movimenti finanziari rilevati, non dalle fatture, ma da ordini e dai movimenti di magazzino, che attraverso il sistema di tesorerie permetterà di effettuare le operazioni di tesoreria generando i flussi ed automaticamente anche le scritture relative, ricevere in automatico i flussi attivi dalle banche per generare poi automaticamente le scritture contabili. Sembra che stia parlando solo del sistema informatico, ma tutto il sistema informatico è pervaso dal controllo di gestione, perché per ogni attività del sistema informatico va innescato un meccanismo di controllo di gestione automatica, abbinandosi a tutti i movimenti, alle bolle, alle fatture, all'entrata della merce. Tutto va registrato automaticamente partendo da un processo che parte veramente a monte, prima dalla preventivazione, poi dalla pianificazione e così via. Tornando al sistema di tesoreria, permetterà di tenere perfettamente e tempestivamente riconciliata la situazione finanziaria. Addirittura qua stiamo parlando, ne parleremo dopo, di un obbligo quasi normativo con le evoluzioni che ci sono state in questi ultimi periodi rispetto all'assetto organizzativo. Quindi, con un assetto organizzativo cablato, con un sistema di tesoreria che prevede anche una visione prospettica, saremo in grado di avere una prospettica dei flussi finanziari, avendo automatizzato tutti questi processi e soprattutto avendo digitalizzato il budget, il sistema che anticipa la realtà, divenendo una guida dell'operatività ed elevando la performance aziendale non solo delle attività core, ma anche di tutte quelle di contorno, con un controllo sistematico incredibilmente efficiente. Per fare un esempio, con un sistema ben congegnato, dal calcolo dei fabbisogni scaturito dall'elaborazione dell'MRP, abbiamo gli ordini, cioè elaborando gli ordini da evadere, avremo registrato gli ordini a fornitori per articolo, quantità, prezzo e date d'arrivo. Il magazziniere la mattina potrà vedere a video che cosa è previsto che debba arrivare ogni mattina, articoli, quantità, fornitori. Quando arriveranno non dovrà fare una registrazione da zero, ma andrà a confermare o aggiustare quelle che saranno già proposte dal sistema. E se qualcosa non sarà arrivato, il sistema potrà inviare una mail con richiesta di delucidazione al fornitore, o se non bastasse, se il giorno dopo il sistema non ricevesse risposte, potrebbe scaturire un alert a colleghi o altri automatismi. Ecco, certamente come direzione dal controllo ci attendiamo un dato per periodo, ad esempio dell'ultimo mese o dal primo dell'anno fino alla data in cui eseguiamo l'analisi, per un tableau de bord direzionale per i macronumeri, cioè le varie tipologie sui prodotti, sulle linee, quante offerte abbiamo rilasciato, quanti ordini abbiamo acquisito, con che marginalità, con cosa abbiamo prodotto, con che marginalità, quanto abbiamo consegnato e ancora quanto fatturato, quanti incassati, il livello dei crediti, la posizione finanziaria, la situazione di magazzino, tutti i dati che l'alta direzione riterrà strategica per il controllo. E sarà un monitoraggio dei costi, naturalmente, indiretti, per la copertura derivante dagli ordini. Ecco, quindi tutto questo sistema, riassumendo, stiamo parlando
di un sistema di controllo di gestione strategica e questi sono i suoi obiettivi, cioè rendere una visione degli scenari futuri per poter prendere le giuste decisioni strategiche e poter elaborare dei piani previsionali, attendibili naturalmente. Realizzare concretamente le azioni strategiche convertendole in meccanismi di guida e controllo, e allineare l'organizzazione alla strategia d'impresa, e ancora saper valutare le performance in relazione agli obiettivi stabiliti, prevedere sempre le azioni correttive in caso di scostamenti e rendere trasparenti tutti questi dati rilevati per permettere alla società di utilizzare i dati sia internamente per la guida che per tutta la reportistica necessaria agli stakeholders finanziari o meno. Cioè, il controllo di gestione va formalizzato in ogni sua parte e soprattutto nella parte delle assumption che comunque devono essere tabellate e con data di validità. Noi avremo costi standard, ribalti, calcoli base gestionali per permettere la strutturazione preventiva. Ecco, tutto questo deve essere messo a regime. La funzione del controller a questo punto è chiaro che deve assolutamente cambiare. Cioè non è più un manovratore di Excel o di Qlik o di altri business intelligence. Cioè lui è tenuto alla strutturazione e alla sistematizzazione del sistema. Il controller deve essere a fianco dell'alta direzione e occuparsi di strutturare l'organizzazione. Non dobbiamo esagerare nelle maglie del controllo, togliendo l'iniziativa. Dobbiamo intervenire su tutte le criticità e tutti gli automatismi. Ciò che più è importante è che il sistema direzionale scarica a terra e consolida tutta la sua potenzialità attraverso il sistema di controllo di gestione. E questo è ciò che più deve comprendere l'alta direzione. Non stiamo parlando di dati, come si parlava una volta, di un tableau de bord, stiamo parlando di guida, cioè controllo come volante dell'autovettura, che ci permette di prendere in mano la situazione, capire quali sono gli interventi che vanno messi sotto regime, sotto controllo e vanno immediatamente bloccati. Ecco, tutto questo non ha solo un senso gestionale, oggigiorno ha anche un senso, diciamo, di legge, perché il nuovo decreto relativo alla crisi d'impresa parla di assetto organizzativo, gli amministratori sono obbligati a garantire un assetto organizzativo all'interno dell'impresa e si definisce crisi di l'inadeguatezza, scusatemi, dei flussi di cassa prospettici per far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Come potremo fare questo senza un sistema con un controllo di gestione che tenga conto della pianificazione e che tenga conto degli impegni guardando ad avanti, quindi un sistema informatico evoluto? Ecco, quindi per concludere, non stiamo più parlando di un controllo di gestione come si parlava un tempo per produrre dei report gestionali legati alla contabilità generale. Stiamo parlando di un sistema informatico che particolarmente evoluto diventa strategico perché sviluppa dei meccanismi e dei sistemi che riescono a guidare tutti i membri dell'organizzazione. Laddove abbiamo una criticità, il controller viene investito con un pensiero sistemico, va a vedere come risolvere la situazione da un punto di vista gestionale e si impegna a far sì che il sistema informatico diventi sistema di controllo, di guida, attraverso i meccanismi che dovranno essere implementati. Probabilmente con la casa madre che ha fornito lo sviluppo del sistema informatico, o attraverso, diciamo, meccanismi che possono far sì che sia monitorato un particolare sistema da porre sotto sistema. Ecco, non sono entrato appunto nel sistema di controllo di gestione perché bisogna entrare in certe caratteristiche, come dicevo, sul modello di business e molte altre cose. Per il momento direi, mi fermo qui, spero di aver stimolato il vostro interesse su questo nuovo concetto di controllo di gestione e passo la parola al collega Maurizio Pizzamiglio. Grazie Sergio e buongiorno a tutti. Voi sapete che
che l'analisi bilancio è un argomento estremamente ampio. Di conseguenza, oggi, per dare valore aggiunto a questo incontro, vorrei affrontare un argomento che risulta spesso molto interessante sia a livello economico ma anche a livello finanziario. Quindi vorrei affrontare solo questo argomento, che è quello legato al reddito operativo e a due indicatori molto interessanti per capire appunto qual è l'andamento dell'aspetto economico e anche finanziario, lo vedremo poi in chiusura di questo incontro. Ne approfitto per proiettare due semplici slide. Confermatemi se vedete. Ci siamo? Certo. Ok, grazie. Allora, affronto l'argomento. Se funziona. Ok. Il primo argomento è il reddito operativo. Praticamente il reddito operativo non è altro che un risultato intermedio, spesso utilizzato nell'analisi di bilancio, che in pratica risulta essere quel reddito che non tiene conto della gestione finanziaria straordinaria e fiscale. Quindi, per essere molto pratici, tendenzialmente potrebbe essere, dico potrebbe poi perché vediamo che ci sono dei limiti, prendendo un bilancio di esercizio, un conto economico, quindi il conto economico che stiamo facendo adesso in questo periodo, andiamo a prendere la differenza tra il valore e il costo della produzione, quindi essenzialmente A meno B, e quello tendenzialmente è il reddito operativo. Allora, dico tendenzialmente perché in realtà sapete che oggi nel bilancio di esercizio i componenti straordinari non trovano più allocazione nelle ultime voci del conto economico, ma vengono inserite nelle voci A5, altri ricavi, o in altre voci che rientrano nel costo della produzione per quanto riguarda le sopravvenienze passive. Di conseguenza, A meno B potrebbe anche risentire di alcuni componenti di natura straordinaria. A questo punto, cosa facciamo? Andiamo a vedere in nota integrativa, che dovrebbero esserci tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, e ripuliamo questo risultato A meno B, quindi il reddito operativo, chiamato anche EBIT, in inglese chiaramente, e andiamo a ripulire tutte quelle componenti di natura non ordinaria, non caratteristica, perché il reddito operativo è appunto quel risultato che nasce dalla gestione caratteristica. Quindi via la gestione straordinaria facendo questa pulizia di bilancio, via la gestione fiscale, questioni che non approfondiamo in questo momento legate appunto a politiche di bilancio e altre questioni che non vorrei affrontare adesso, e gestione finanziaria perché a me non interessa come la società è finanziata, quindi se con capitale proprio o con capitale di terzi, ma mi interessa esclusivamente come lavora l'azienda dal punto di vista caratteristico e operativo. Quindi ricordiamoci, quando ormai va di moda chiamarlo EBIT, quando parliamo di EBIT parliamo essenzialmente di A meno B, reddito operativo, quindi che viene calcolato semplicemente come abbiamo appena visto. L'altro risultato intermedio interessante è, in italiano lo chiamiamo MOL, margine operativo lordo, gli inglesi, gli anglosassoni lo chiamano EBITDA. Allora, possiamo calcolarlo tranquillamente sommando al reddito operativo il valore degli ammortamenti e degli accantonamenti. Quindi il risultato prima degli oneri finanziari, dell'aspetto fiscale, dell'aspetto abbiamo già visto legato ai componenti di natura straordinaria, ammortamenti e accantonamenti. Questo è un risultato molto utilizzato in questo momento, in questo periodo, anche per una questione, diciamo, fiscale, no, fiscale, scusate, finanziaria. Perché? Perché praticamente è quel reddito operativo che non risente di ammortamenti e di accantonamenti, quindi di componenti negativi di reddito, attenzione, che non generano uscite finanziarie. E quindi è utilizzato, vediamo poi nell'ultima slide, è utilizzato anche dalle banche per capire qual è l'andamento finanziario della società. Perché
lo dico adesso, lo anticipo e lo riprendo, l'EBITDA ha un significato anche finanziario, perché in primissima battuta, è molto grezzo come dato, però in primissima battuta, senza tener conto di quello che è il giro del circolante, quindi mi manca un pezzo importante, però è quello che è la liquidità che potrebbe creare l'azienda. Proprio perché mette a confronto ricavi e costi caratteristici e non comprende quei costi non monetari che sono appunto costi che non generano uscite finanziarie, ripeto, ammortamenti e accantonamenti. Quindi, i due indici, ce ne sono diversi, ce ne sono utili, a mio parere, una decina, una quindicina. Quelli che vediamo oggi sono due, sono molto semplici. Il primo è il ROS, ossia anche qui è un termine inglese, redditività delle vendite, che praticamente mette a confronto il rapporto, è un rapporto tra il reddito operativo calcolato come si vede là, come abbiamo visto prima, a meno B essenzialmente, e il ricavo di vendita. È un'incidenza, quindi, è l'incidenza del reddito operativo sul ricavo di vendita. Questo è un dato che deve essere monitorato costantemente, mensilmente addirittura. Prima Sergio, parlando di controllo di gestione, parlava appunto di un controllo mensile, un controllo quasi quotidiano in alcuni casi, nei casi limite, ecco, nei casi più estremi. Però io quello che consiglio è sempre un controllo mensile, massimo trimestrale per le piccole realtà. Quindi in questo caso è vero, io non ho il bilancio di esercizio, seguendo lo schema, come alcuni dicono ancora, lo schema del bilancio c'è, lo chiamiamo bilancio di esercizio, quindi io non ce l'ho mensile. Quello è un documento che a livello di controllo di gestione è quasi inutile, va bene? È utile se voglio fare una verifica, un controllo di quelli che sono i concorrenti, quindi clienti, fornitori, quindi prendo dalla Camera di Commercio quel bilancio pubblicato e faccio i miei ragionamenti. In realtà quello che dobbiamo fare noi è determinare un reddito operativo seguendo sempre gli stessi ragionamenti, quindi ricavi meno costi caratteristici, partiamo anche da una semplicissima situazione contabile, e è molto semplice mettere a confronto il reddito operativo e i ricavi di vendita, si esprime in termini percentuali e di conseguenza ogni mese ho la possibilità di vedere qual è l'andamento. Non è un margine di contribuzione puro, attenzione, perché il margine di contribuzione puro è la differenza tra i ricavi e i soli costi variabili. Qui in realtà ci sono tutti i costi caratteristici, fissi e variabili. Esprime però la redditività, un'incidenza. E quindi se io mensilmente lo tengo monitorato, ho possibilità di capire come stiamo andando a livello di margine, a livello di capacità del margine di contribuzione di coprire i costi fissi e via di seguito. Di conseguenza capire se la mia redditività aumenta o diminuisce per effetto di un incremento del prezzo di vendita, di un incremento, un aumento dei costi, delle materie prime e via di seguito. Detto questo, aspettate, guardo il tempo, sì, ci siamo. Di tempo, e questo è un risultato semplice da determinare, lo possiamo fare molto velocemente prendendo i bilanci per esempio della concorrenza, guardando anche, supponiamo di prendere il bilancio del 2019, quindi ho il 2018, perché sono sempre, come sapete meglio di me, messo a confronto, quindi prendo il 2019 e il 2017, in questo caso quindi ho quattro esercizi, 16, 17, 18, 19, guardo le analisi, guardo la redditività anche delle aziende concorrenti, oppure un cliente, voglio capire se il cliente è affidabile o meno, guardo questi valori e ho delle indicazioni che mi aiutano poi a decidere. Bene, questo è partendo dal bilancio di esercizio, partendo invece dalla situazione contabile periodica, ho la possibilità chiaramente quotidianamente, volendo, ma diciamo mensilmente, di capire come stiamo andando. L'ultimo aspetto è un aspetto, dicevo prima, che ha anche dei riscontri poi di natura finanziaria, perché mette a confronto la posizione, quindi il PFN, la posizione finanziaria netta, con l'EBITDA. Dicevamo prima,
l'EBITDA è un risultato economico, perché A meno B più ammortamenti e accantonamenti, nasce dal conto economico. Quindi ha una valenza esclusivamente economica, ma letta in questo modo può avere anche un riscontro di importanza dal punto di vista finanziario. La posizione finanziaria netta altro non è che, proprio per essere molto semplici, i debiti bancari, parliamo di debiti bancari, meno le eventuali disponibilità liquide, quindi posizione finanziaria netta, al netto di, chiaramente si parla di una situazione di indebitamento in questo caso, non si calcola sicuramente se ho i conti correnti attivi, non ha senso andare a determinare questo indice che ho chiamato indice di allerta, perché in questo momento, cioè negli ultimi anni, ma purtroppo in questo momento ancora più, le banche tengono sempre monitorato questo valore. Può essere determinato anche al contrario, facendo EBITDA fatto posizione finanziaria netta, non importa, l'importante è capire come deve essere letto. Noi prendiamo i debiti netti dell'azienda, supponiamo essere 1 milione di euro, quindi magari ho 1.050.000 come debiti bancari, debiti bancari 50.000 come disponibilità liquide, e quindi ho una posizione finanziaria netta che è il saldo. Chiaramente il bilancio lo trovate da una parte nel passivo, dall'altra parte nelle voci legate appunto a patrimonio attivo, e l'EBITDA l'abbiamo visto come si fa. Torno all'esempio, 1 milione diviso 500.000 euro di EBITDA, il rapporto da 2, e il ragionamento che dobbiamo fare, anzi il ragionamento che fanno essenzialmente le banche, è: se ho 1 milione di posizione finanziaria netta e 500.000 euro di EBITDA, vuol dire che tendenzialmente in prima battuta l'azienda in 2 anni riesce a coprire l'intero indebitamento. 1 milione appunto diviso 500. Qual è il valore ottimale? Il valore ottimale è quando il valore è irrisorio, quindi se ho 1 milione di posizione finanziaria netta contro 1 milione di EBITDA, direi che possiamo anche essere tranquilli, perché il rapporto è 1 e di conseguenza viene letto molto bene. Dipende essenzialmente dalle banche. Una volta questo rapporto dicevano che poteva essere accettabile quando era intorno al 5 e 6, adesso chiaramente in questo momento, negli ultimi anni anzi, i valori sono abbassati intorno al 3, ai 4, viene ancora considerato un indicatore accettabile, oltre chiaramente la situazione potrebbe essere una situazione preoccupante. Perché questo? Perché voi immaginate 1 milione di posizioni finanziarie netta e 50.000 euro di EBITDA. Vuol dire che anche se il buon circolante fosse ottimale, impiegherei 20 anni, veramente solo grazie alle mie capacità economiche, impiegherei 20 anni per ritornare a restituire il mio debito. Quindi essenzialmente i due indicatori che volevo vedere oggi con voi sono: uno, il ROS, che mi dà appunto mi dice immediatamente quella che è la redditività operativa, quindi un indicatore esclusivamente economico. L'altro, che mette a confronto appunto quelli che sono i debiti con un risultato economico, mi permette di capire come l'azienda sta andando anche dal punto di vista finanziario. Direi che mi fermerei qui. Ci sono altri indici utilizzati. Il consiglio che do è: se aprite un libro di analisi di bilancio troverete una 50ina di indici, soltanto più o meno 10-15 sono utili sia per un'analisi economica che per un'analisi finanziaria. Passerei la parola, se siete d'accordo, alle mie colleghe. Grazie dell'attenzione e speriamo presto. Bene, grazie Maurizio, e prendo parola. Allora, buon pomeriggio a tutti. Insieme all'avvocato Alessia Pradella, mia collega di studio, abbiamo deciso di fornirvi
in maniera ovviamente blanda, delle riflessioni importanti sulla gestione del credito. È un argomento che abbiamo considerato di attuale importanza anche a fronte dell'attuale emergenza sanitaria in corso, che purtroppo ha influenzato e continua a influenzare la realtà imprenditoriale con notevoli difficoltà. Per cui più che mai, anche a fronte di quello che i colleghi hanno detto, la parola pianificare, organizzare e riuscire a migliorare l'assetto organizzativo significa anche evitare l'insoluto, che è un enorme problema all'interno dell'impresa. Ovviamente vorremmo fornire le riflessioni anche in merito al fatto di accompagnare a connotati tecnici e normativi che l'imprenditore indubbiamente considera sempre quando fa nascere un contratto, quindi in questo caso un credito, l'idea di però oggettivizzare la gestione del credito, perché la gestione del credito, soprattutto nella nostra realtà imprenditoriale, pecca secondo noi, quindi ha una povertà educativa, nel senso che l'aspetto emotivo risulta essere ancora molto presente durante la conclusione dei contratti. Parlando anche delle esperienze professionali di studio, ci rendiamo conto che spesso l'imprenditore aiuta l'altro imprenditore, quindi accetta che il debitore ritardi il pagamento, che voglia una dilazione molto lunga, perché ci sono anni di lavoro fatto insieme. Tutto sommato, invece, noi sosteniamo essere fondamentale uno studio possa affrontare il rischio di un'ipotesi di insoluto, non affrontare il problema a fatto compiuto. Oggettivizzare quindi questa gestione del credito, secondo noi, vuol dire far diventare lucida la passione dell'imprenditore. Questo è quello che noi, a gran voce, sosteniamo. Per non ovviamente portare via troppo tempo, ci piaceva anche presentarvi una serie di domande che gli stessi imprenditori da settimane ci fanno. E sono domande che possono, nelle loro risposte, costruire addirittura un meeting sulla gestione del credito. E non sto parlando di recupero, perché il recupero indubbiamente è un'azione successiva, ma a frittata compiuta, concedetemi, passatemi il termine. Una domanda che ultimamente ricorre è: ma il debitore ha ragione a non pagare? È una domanda che trova una risposta che nutre da parte mia un interesse importante, in quanto sono emersi da qualche settimana dei nuovi istituti giuridici, ma non nuovi perché per la prima volta esistenti, ma perché cominciano a diventare di nuova applicazione, soprattutto perché il debitore sostiene che ha ragione a non pagare. Mi sto riferendo a qualcosa che ha il nome di risoluzione, ma non per inadempimento, che allora l'imprenditore è pronto, sa che quando c'è la colpa dell'altro imprenditore, indubbiamente avrà da valutare una serie di conseguenze. Mi sto riferendo alla non colpa, cioè il fatto che sussista una causa, quale il caso fortuito o la forza maggiore o l'evento straordinario che impedisce al debitore di pagare per non colpa. Mi sto riferendo agli istituti che fino a qualche anno fa davvero erano solo didattici, quindi non avevamo neanche ancora la possibilità di offrire sentenze in materia nel momento in cui vi è uno studio e una disamina. Parlo della risoluzione per eccessiva onerosità e la risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Il debitore attualmente sta invocando queste risoluzioni, sostenendo che non può pagare perché un evento avente carattere straordinario, come attualmente l'emergenza Covid, impedisce all'imprenditore di onorare il suo debito e quindi ovviamente di soddisfare l'altro creditore. La circostanza diventa di attuale interesse perché non c'è materiale giurisprudenziale in grado di avvalorare degli studi approfonditi e i presupposti non sono stati mai approfonditi dallo stesso legislatore, per cui è un argomento che indubbiamente le realtà imprenditoriali dovranno considerare anche scontrandosi. Per fare un esempio, perché con la collega ci piace proprio dare un taglio pratico a tutto quello che diciamo, pensiamo al mercato immobiliare.
non è un caso, i contratti preliminari conclusi prima, quindi con la nascita di crediti, anche se promessi, sulla base ovviamente di una delibera di mutuo, questo vale anche per un eventuale acquisto commerciale, quindi assolutamente non dobbiamo limitarci al privato. Per effetto però dell'emergenza sanitaria, che cosa succede? Che il promissario acquirente non ha più le condizioni per poter onorare l'acquisto a rogito che magari potrebbe avvenire a ottobre. Partendo dalla stessa banca che impedisce la delibera del mutuo in senso positivo perché non ha più le condizioni l'imprenditore per onorarle. E a questo punto che cosa succede? È inadempimento. Ovviamente il debitore sosterrà il contrario, dice che per colpa non sua è nelle condizioni di mancato onore alla prestazione, però il problema è aperto. Per quello che sosteniamo che la gestione all'inizio del credito deve riuscire a contemplare anche contrattualmente le varie fattispecie, le locazioni commerciali, riduzione del canone perché l'attività non è in grado più di ovviamente produrre e quindi si ha bisogno di abbattere il canone. È giusto? Non è giusto rinegoziare? È un istituto giuridico, però occorre l'accordo. Se manca, ecco il debitore che sostiene il caso fortuito e la forza maggiore. E così anche per gli stessi contratti di fornitura. Le imprese stanno richiedendo e quindi stanno proponendo dilazioni di pagamento lunghissime, proprio perché fanno leva su questo discorso dell'emergenza sanitaria in quanto evento sanitario. Quindi l'importanza della gestione del credito è sempre stato un problema, quindi non è assolutamente una novità, solo che alla luce di questi nuovi eventi straordinari riteniamo essere ancora più attuale l'importanza da approfondire. E il valore aggiunto potrebbe esserlo proprio attraverso le domande che ci fanno gli imprenditori. Questa è una, però ovviamente ci chiedono anche i costi. Nel momento in cui l'imprenditore è stanco, che non tollera più, chiede quanto costa recuperare un credito insoluto. Il costo deve essere valutato nel momento della gestione, perché il costo va avvalorato e pesato in base ai tempi, alla procedura che viene scelta per poter poi trovare soddisfazione del credito. Tante volte non avviene, quindi ci si trova a chiedere all'avvocato quale procedura mi costa meno, quale procedura durerà meno. Il panorama attualmente offre alternative che possono essere legate alla classica causa presso le aule dei tribunali, ma ci sono anche importanti percorsi extragiudiziali, quindi possono contemplare le conciliazioni, le mediazioni, gli arbitraggi, pesare quindi la natura del credito, l'importanza del credito e collegarci una procedura a livello contrattuale. Quindi tutto sommato, e così do la parola alla mia collega, bisogna riuscire a mio parere a dare all'imprenditore le linee guida, una strategia che lo renda più consapevole, più sensibile di questo argomento, senza attendere che il credito diventi insoluto. È come dire che attraverso una buona gestione si potrà ottenere il massimo risultato con il minor costo possibile, perché poi alla fine l'impresa decide di non recuperare il credito e quindi questo è inevitabile per la realtà imprenditoriale che accusa il colpo. Sta diventando una realtà frequente, quindi a nostro parere dobbiamo riuscire a far pianificare alle imprese una miglior gestione per poter evitare azioni di recupero costose e forse in alcuni casi irreparabili. Quindi lascio la parola alla mia collega che appunto andrà nel taglio pratico di questa esposizione. Do la parola a te adesso. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Laura che è stata direi esaustiva. Quindi io mi limiterò semplicemente a fare delle precisazioni e magari a mettere qualche puntino sulle i. Laura ha parlato di gestione del credito, ha parlato di recupero del credito. Importantissimo capire che si tratta di due fasi distinte. Ovviamente il recupero del credito è una fase successiva. Potremmo dire che la gestione è a monte, il recupero è a valle. Quando parliamo di recupero crediti ci troviamo già alla fase finale della gestione.
ci troviamo di fronte purtroppo a degli insoluti. Vuol dire che appunto ci troviamo, ad esempio, caso classico, a fatture impagate. Anche Laura sottolineava come anche il recupero del credito spesso e volentieri è una fase lunga e complicata. In prima battuta in genere si parte con la fase stragiudiziale. Non sempre però la fase stragiudiziale di per sé è sufficiente, talvolta è infruttuosa e quindi si deve passare appunto alla fase giudiziale. In genere quando si parla di cause in Italia è un disastro, nel senso che subito la mente va ai lunghi processi che possono durare anche anni. Ecco perché, come diceva la collega, sarebbe molto importante far capire alle aziende di anticipare le mosse, quindi di non arrivare già agli insoluti, ma di improntare una efficace politica di gestione del credito. In genere invece è un aspetto che viene assolutamente sottovalutato. Noi come avvocati veniamo chiamati quando c'è una fattura impagata. Raramente c'è nella cultura italiana l'idea di sentire l'avvocato per la stesura dei contratti, quindi coinvolgere l'avvocato ex ante, che invece sarebbe fondamentale. Come diceva anche la collega, appunto, a noi interesserebbe far capire appunto alle imprese come la gestione sia il primo passo. Quindi assistere le aziende e far capire alle aziende l'importanza di una esatta redazione dei contratti, quindi andare a esaminare anche le clausole contrattuali. Fondamentale, ad esempio, anche capire le garanzie dei crediti. Di garanzie nel nostro ordinamento ce ne sono tantissime. Quali sono quelle più efficaci? Quale scegliere? È possibile pretendere una garanzia? Poi è inevitabile che spesso e volentieri gli insoluti purtroppo ci sono. E anche lì, come diceva la collega, è importante capire innanzitutto i costi. Spesso e volentieri purtroppo non si arriva a recuperare un credito perché, ad esempio, che ne so, per l'inserimento di una clausola arbitrale in un contratto, il recupero sarebbe troppo oneroso. Ma questo problema potrebbe essere risolto a monte non inserendo nel contratto con una giusta trattativa con il fornitore, il cliente, quella determinata clausola. E poi anche i tempi di recupero. Ovviamente se si eliminasse il problema a monte con un contratto blindato, i tempi lunghi della giustizia verrebbero appunto eliminati. Importante quando si arriva poi proprio alla fase del recupero e anche, ad esempio, capire come gestirsi con chi deve effettuare il recupero. Quindi, ad esempio, che documenti conservare, che informazioni fornire. Tutto questo, secondo noi, sarebbe di fondamentale importanza per, appunto, ridurre, quindi prevenire gli insoluti. Poi un altro aspetto fondamentale è l'aspetto emotivo, come diceva la collega. Un caso emblematico ci è capitato in studio qualche tempo fa. Un'impresa vantava un credito importante nei confronti di un committente con il quale collaborava da decenni. Credito ovviamente esigibile. Se non ricordo male era scaduto da un anno più o meno, quindi capite bene che ci troviamo di fronte ad un'impresa che per un anno ha tollerato appunto il mancato incasso di questo pagamento. Si è rivolta a noi. Il consiglio ovviamente qual è stato? Di intervenire, ovvio, in una prima fase con una costituzione in mora e poi eventualmente con un decreto ingiuntivo. Qui purtroppo ecco che ci troviamo di fronte a quell'emotività che spesso e volentieri gli imprenditori hanno. Ci siamo sentite dire, no, guarda, non me la sento, aspettiamo. È passato un altro anno. In prima battuta, tuttavia, sembrava che il cliente avesse ragione, nel senso che è riuscito ad ottenere, dopo ben 2 anni di distanza, il pagamento dell'intero credito. Ma ecco la triste notizia. Una decina di giorni successivi al pagamento, il cliente è stato contattato dal curatore fallimentare. Quell'impresa
che aveva finalmente onorato il tanto sospirato debito, è fallita. E voi dite, beh, ma intanto il pagamento è stato ottenuto. Il problema qual è? Che nel nostro ordinamento tutti i pagamenti che avvengono nei 6 mesi antecedenti il fallimento purtroppo possono essere soggetti a revocatoria. L'impresa è stata costretta a restituire l'intera somma che aveva percepito e non c'era nulla da fare perché altrimenti il curatore avrebbe agito giudizialmente. Questo è un classico esempio di appunto un comportamento purtroppo dettato dall'emotività e non dall'obiettività. Ecco perché ci sentiamo di dire che appunto ormai la gestione del credito e anche il recupero del credito deve entrare a far parte della cultura aziendale. E speriamo insomma attraverso questi argomenti di riuscire a toccare tutti questi aspetti. Direi che abbiamo esaurito. Bene, allora grazie a tutti i relatori dei vostri interventi. Adesso, mentre lasciamo un attimo ai partecipanti anche il tempo di analizzare tutte le informazioni che sono state date, direi non sono davvero poche, e nel frattempo pongo un attimo alla vostra attenzione alcune proposte formative che sono collegate all'incontro di oggi e che quindi permetteranno in qualche modo insomma di approfondire anche le tematiche che sono state trattate. Allora, ecco qua. Benissimo, allora come potete vedere abbiamo previsto su quest'area tre interventi. Il primo è appunto andrà a approfondire tutta la parte del sistema di controllo di gestione, quindi con Sergio Signori. Poi abbiamo un intervento sull'analisi degli indici di bilancio con Maurizio Pizzamiglio e infine appunto un intervento, un corso sulla tutta la parte appunto del recupero crediti con Alessia Pradella e Laura Capuano. I programmi saranno disponibili, anzi sono già disponibili sul nostro sito dove potete ovviamente consultarli e ovviamente potete fare anche procedere anche con l'eventuale iscrizione. Quindi a questo punto niente, mantenetevi ovviamente aggiornati sul nostro sito e anche ovviamente sulla nostra pagina LinkedIn dove settimanalmente insomma pubblichiamo le diverse proposte che Cimenform ovviamente pubblica e propone per i mesi successivi. A questo punto non mi pare che non ci siano particolari richieste, non so se i relatori volete avete altro da aggiungere? C'è qualche altro aspetto che volete? No, per quanto mi riguarda tutto a posto. Maurizio, a posto. Alessia, Laura. A posto. Bene, e allora a questo punto niente, ringrazio ancora voi relatori, ringrazio i partecipanti. E se ovviamente avete bisogno di informazioni, insomma, qualsiasi altra necessità, ovviamente contattateci e ti auguro a tutti una buona giornata. Grazie. Grazie altrettanto, grazie della voi. Arrivederci, grazie. Grazie a tutti.